Santi 3 La canonizzazione dei santi è infallibile. 5 mn. La canonizzazione dei santi è qualcosa di infallibile nella Chiesa. Potremmo dire a noi stessi, ma no. Non c'è infallibilità. L'infallibilità promessa alla Chiesa riguarda solo un punto, e cioè quando i papi, o i concili uniti al Papa, definire la dottrina universale della salvezza. Significa cos'è il paradiso e come raggiungerlo, ma in generale. Anche in una particolare dottrina, ad esempio in quella o quell'era, è necessario fare la guerra o non fare la guerra, la Chiesa è prudente, non è infallibile, fa quello che può. E così, la canonizzazione dei santi non è una dottrina universale di salvezza, è al contrario un destino individuale di una persona, che ha vissuto sulla terra e che sarebbe in paradiso. Bene, ecco cosa dire, per tutta una parte della storia della Chiesa, la canonizzazione dei santi è stata fatta per acclamazione del popolo. I popoli stimati, nei loro sentimenti, che tale o quella persona era un grande santo e hanno applaudito, e all'improvviso, lo abbiamo pregato, lo abbiamo considerato come un santo. Questo è stato il caso, ad esempio, di Carlo Magno, San Carlo Magno. Carlo Magno non è mai stato un santo, infatti, se avessimo saputo che era la sua vita, ci saremmo accorti che ha fatto tentativi terribili evangelizzare con la forza i sassoni, massacrando completamente una parte di questo popolo. D'altra parte nella sua vita privata, era, direi, ricoperto di lusso e donne. Risultato, a un certo punto, quando la Chiesa sapeva un po' di più su questi santi, che a volte non esistevano nemmeno, beh, le ha tolte dal calendario romano. Quindi esiste l'infallibilità. Beh, direi che a un certo punto la Chiesa si rese conto che per la canonizzazione dei santi era necessario fare diversamente, si doveva fare in 3 fasi. Primo passo, un'indagine sulla dottrina della persona considerata santa dal popolo. Quindi la guardiamo, la gente vuole la sua canonizzazione, può essere dichiarata venerabile. Non implica che sia in paradiso, ma significa che è adorata. E vediamo se ha una buona dottrina, questo è il primo punto. Se sostiene un'eresia, qualcosa che è contro un dogma formalmente definito, non può venire da Dio. Secondo, guarderemo alla santità della sua vita, delle sue virtù, alla natura eroica delle sue virtù in combattimento. Se si scopre che si è comportata bene, davvero, ci sarà comunque un a priori positivo. Ma solo a priori, non c'è infallibilità qui, una persona apparentemente santo, infatti può nascondere un doppio cuore, intenzioni malsane, mettersi in mostra, eccetera. Di conseguenza, è necessario un terzo passaggio essenziale, che il dito di Dio segni la sua volontà. La Chiesa chiede che, per intercessione di questo santo, c'è un vero miracolo, proveniente da Dio, non un miracolo. Cos'è un prodigio? Questo è qualcosa che potrebbe essere spiegato da una legge naturale, per esempio, per essere curato dal cancro in 3 mesi. Un miracolo è guarire dal cancro, come un fulmine. È per esempio un braccio che ricresce, una malattia incurabile degenerativo che scompare e che scompare per sempre. Ad esempio, per San Giovanni Paolo II, una donna con la sua stessa malattia, il morbo di Parkinson, che è incurabile e il danno è definitivo, questa suora guarì pregando Giovanni Paolo II, così fu riconosciuta. Da lì, quando l'indagine è ben fatta, possiamo verificare che c'è un vero miracolo, che si oppone quindi alle leggi fondamentali della biologia, della natura, bene, possiamo dire che il dito di Dio ha parlato, e la canonizzazione, a seconda dei primi 2 passaggi, impegnerà un'infallibilità della Chiesa. Non si sbaglia, perché Dio ha parlato, quindi è una forma di infallibilità, la seconda, che non si riferisce ai dogmi ma che si riferisce a qualcosa di serio, dove Dio si impegna con la Chiesa. Allo stesso modo, potrebbe esserci questo tipo di procedura per il riconoscimento delle apparizioni della Vergine, al momento non esiste. Quindi, come non chiediamo un miracolo che si dimostri oggettivamente, che l'apparizione viene da Dio, beh, per il momento, il riconoscimento delle apparizioni non è infallibile.
ma se un giorno il codice di riconoscimento integrerà questo aspetto, allora, potremo entrare in qualcosa di certo.